Salve a tutte, eccomi qui con un nuovo tutorial riguardante la creazione di uno scialle ai ferri da realizzare sempre con un metodo semplicissimo. Questa volta utilizzerò un filato in mohair abbastanza grande e quattro marcapunti. Questo scialle verrà lavorato partendo dalla parte delle spalle andando poi verso la punta. Si parte montando 7 maglie sul nostro ferro. Due, tre, quattro, cinque. 6 e 7. Questo primo ferro che lavoreremo sarà il ferro di base, dove noi divideremo le maglie con i nostri marcapunti per poi continuare la lavorazione. Allora, iniziamo facendo due diritti. Inseriamo il nostro primo marcapunti. Un gettato, un diritto, di nuovo un gettato. Ed eccoci al nostro secondo marcapunti. Ora lavoriamo un diritto. E posizioniamo di nuovo il marcapunti. Questa maglia che vedete qui tra i due marcapunti è la maglia centrale del nostro scialle. Ora facciamo un gettato, lavoriamo una maglia al dritto, di nuovo un gettato, posizioniamo l'ultimo marcapunti. E lavoriamo le ultime due maglie a diritto, una e due. Ecco qui, in pratica abbiamo due maglie al dritto e il nostro marcapunti. Poi abbiamo il gettato, il diritto e il gettato e di nuovo il nostro marcapunti. La maglia a dritto in mezzo ai due marcapunti che è la maglia centrale dello scialle, poi di nuovo gettato, dritto e gettato, marcapunti e due maglie finali. Ora voltiamo e il ferro del rovescio, che è semplicissimo, verrà lavorato tutto al dritto facendo scivolare i marcapunti man mano che li incrociamo sul cammino. Quindi andiamo a lavorare le nostre 7 maglie tutte al dritto. Marcapunti lo passiamo, lavoriamo il gettato, la nostra maglia al dritto, gettato successivo, passiamo il marcapunti, lavoriamo al dritto la maglia successiva, passiamo di nuovo il marcapunti. Gettato, lavorato a dritto, dritto, il gettato, lavorato a dritto, passiamo il nostro marcapunti e terminiamo con due maglie al dritto. Avrete capito che questo sarà uno scialle lavorato a legaccio, ossia al dritto sia la parte davanti sia i ferri del rovescio. Ecco qua, ho già fatto un bel pezzo di scialle. Vedete come la forma dello scialle sul ferro in pratica viene rimborsata. Questo perché noi stiamo lavorando allargando la parte superiore delle spalle. Siamo partiti dalla
dal centro del collo e ci stiamo allargando sulle spalle. E man mano che facciamo questo lavoro ci allunghiamo verso la punta. Io sto lavorando questo scialle con un grosso mohair che avevo tra i filati di rimanenza. L'ho unito ad un filo più sottile, sempre di mohair, però sfumato in diverse gradazioni, che si adatta molto bene con il verde della base. Allora, in questo momento io devo lavorare il ferro del diritto, quindi il ferro numero 1. Andiamo con le nostre due maglie al dritto iniziali, una e due. Passiamo il marcapunti e facciamo il nostro gettato. Poi lavoriamo al dritto fino al marcapunti successivo, quindi non ci possiamo sbagliare. Una volta che abbiamo iniziato, tutto è sottolineato dalla presenza del marcapunti. Così i nostri gettati sono sempre vicini ai marcapunti. Quindi a diritto fino al marcapunti successivo. Ecco qua, siamo quasi arrivate al marcapunti. Lavoriamo un gettato, passiamo il nostro marcapunti e lavoriamo a dritto la maglia centrale del nostro scialle, che come potete vedere, eccola, è questa, la maglia tra i due marcapunti. È delimitata poi a destra e a sinistra dagli aumenti dati dai gettati. Allora abbiamo lavorato a dritto la nostra maglia centrale, passiamo il nostro marcapunti, facciamo il nostro gettato e continuiamo lavorando sempre a dritto fino al prossimo marcapunti che si trova alla fine del ferro di sinistra. Ecco qua. Naturalmente il ferro che sto utilizzando è un ferro circolare da 80 centimetri, utile per contenere tutte le maglie man mano che lo scialle aumenterà di dimensioni. Bene, siamo arrivate al nostro marcapunti. Prima di farlo scivolare, facciamo il nostro gettato e passiamo il marcapunti terminando con le nostre due maglie al dritto. Come potete vedere, il gettato che facciamo all'inizio e alla fine dei ferri, vicino ai nostri marcapunti, non fa altro che creare questo disegno traforato che rimarrà sulla parte lunga dello scialle, quindi sulla parte che va sulle spalle. I gettati invece che facciamo al centro prima e dopo dei nostri marcapunti centrali, ecco qua,
formano gli aumenti per realizzare man mano la punta dello scialle. Una volta che avete raggiunto la dimensione desiderata dello scialle, chiudete le maglie in questo modo. Lavorate la prima maglia al diritto. Lavorate la seconda maglia al dritto, poi con il ferro di sinistra prendete tutte e due le maglie sul davanti. Lavorate queste due maglie al dritto. A questo punto continuate in questa maniera. Abbiamo una maglia sul ferro di destra, lavoriamo la maglia successiva a dritto, sempre con due maglie sul ferro di destra, inseriamo il nostro ferro di sinistra sul davanti prendendole tutte e due, lavoriamo al dritto. Ecco qua. Una volta chiuse tutte le maglie, non dovete fare altro che tagliare il filo e nascondere le codine dell'inizio e quelle della fine. Ed ecco qui lo scialle terminato. La parte che va sulle spalle è caratterizzata da questo gioco di forellini. La parte centrale è altresì bucata qua. Io ho realizzato questo scialle molto avvolgente ed anche molto largo con 140 grammi di filato mohair, che è leggerissimo. Bene, vi ringrazio per avermi seguita e vi auguro un buon lavoro. Ciao da Lilla.